Ma gli angeli hanno le ali o le ruote? Insieme al giallo e nero e alle code, anche loro sono diventati a tutti gli effetti un'istituzione della manifestazione. Stiamo parlando degli Angeli di Pordenone Legge, una squadra composta da oltre 200 ragazzi che con la loro passione danno un tocco di magia alla manifestazione. Ci sono quelli addetti al presidio dei luoghi e quelli che hanno a che fare con la logistica. Sta di fatto che quando servono li vedi sbucare da ogni luogo. Insieme al Festival di Salerno e una montagna di libri di Cortina, ospite di Pordenone Legge, Saverio Gaeta, organizzatore del festival Leggendo Metropolitano. Innanzitutto, che cos'è Leggendo Metropolitano? Leggendo Metropolitano è un festival letterario, almeno il core letterario, si svolge a Cagliari i primi di giugno di ogni anno, ormai siamo l'anno prossimo alla 8ª edizione. È un festival internazionale, tendiamo ad avere ospiti più possibile europei o comunque internazionali rispetto agli ospiti autoctoni, e contaminiamo molto i mestieri e le arti. Perché a Pordenone Legge? Intanto perché io personalmente, come Saverio Gaeta, come direttore, ritengo che sia in questo momento storico, anche grazie al lavoro svolto dai ragazzi, il festival più importante d'Italia, e quindi per me è formazione. Pordenone Legge ha una magia, riesce ad essere, pur essendo un grande festival, riesce a mantenere la misura d'uomo, cioè forse lo aiuta in questo caso anche la cittadina Pordenone, cioè qua non ti perde, a differenza di altri festival dove magari la roboante programmazione, cioè qua se non sbaglio ci sono 270 incontri, però riesce ancora a scegliere. È una città piccola, una città amabile, una città dove la gente ti accoglie, quindi questo è il plusvalore di un festival, che poi nella programmazione, nella volontà, nella voglia dei suoi organizzatori è quella che è, non devo dire nulla io. Qua il fatto che ogni strada sia tinta di giallo, che ogni negozio abbia la brochure, questo sembra forse poco a voi che lo vedete, ci siete abituati, ma per un festival che si vuole imporre è fondamentale. Domani, domenica alle 15, allo spazio ITA si incontra in Piazza della Motta un incontro straordinario, quello tra Simone Moro e Mario Curnis, due grandi dell'alpinismo e due personaggi di culto dell'arrampicata. Si incontrano proprio in un libro che presentano insieme in anteprima a Pordenone Legge, si chiama Incordata, un appuntamento davvero importante per tutti gli appassionati della montagna, ma non solo, che segue e che conclude un percorso che quest'anno abbiamo dedicato alla montagna, davvero, davvero prezioso, che ha visto altri protagonisti come Hervé Barmas, Annibale Salsa, Stefano Ardito, appuntamenti realizzati in collaborazione con il CAI e la rivista Montagna Avventura. Domani alle 15 Simone Moro e Mario Curnis in cordata allo spazio ITA si incontra di Piazza della Motta. Alle 11.30 al convento di San Francesco, incontro dal titolo We Animals con l'autrice Joanne MacArthur. Nel pomeriggio alle 15 a Palazzo Mantica si parlerà di storia del Vaticano, alla presenza di Paolo Scandaletti. Alle 16 al Verdi Concita De Gregorio presenterà il suo libro Mi sa che fuori è primavera, mentre alle 16.30 in Piazza San Marco Michel Faber illustrerà il nuovo romanzo Il libro delle cose nuove e strane. Alle 17.30 al convento di San Francesco insieme a Ramin Barami si parlerà di Bach e di come la musica viene spiegata ai bambini. Infine alle 18.30 al Teatro Verdi protagonista sarà Daria Bignardi con La Santa degli Impossibili e allo spazio ITAS Aldo Cazzullo con il suo libro Possa il mio sangue servire, mentre il sipario calerà alle 21 sempre al Verdi con l'incontro che vedrà protagonista Massimo Grammellini e Chiara Gamberale.